Ciao a tutti e benvenuti qui su Game Sailors. Oggi ci occuperemo del quinto mondo di Rayman Legend, per la precisione il livello 4, un livello che è incentrato nuovamente sulla figura di Murphy. Il livello si chiama La Grande Fuga Lavica e ci vedrà compiere le azioni con quello scudo proprio per permettere al team di turno di raggiungere il traguardo finale. Iniziamo come al solito con Rayman. Raccogliamo un po' di loom distruggendo questi diavoletti. Andando avanti otteniamo il potere di lanciare pugni. E poi incontriamo il solito maghetto che si diverte a schiacciare il naso di questa giovane teen. Una volta avvistato l'eroe se la carica sul suo trabicolo volante e via verso questa galleria di fuoco che, per essere attraversata, necessita appunto dell'aiuto di Murphy. Quindi tocchiamo lo scudo qui in cima e attraverso di esso cominciamo a difendere il nostro team. Lo prendiamo a bordo, attenzione a non farlo cadere, e ora dobbiamo muovere il nostro team in questa galleria piena di ostacoli e di pericoli. Vedete, lingue di fuoco, ci sono massi che cadono, team in punti abbastanza complessi. E tutta una serie di situazioni che appunto richiedono una certa prontezza. Qui continuiamo, il nostro cattivone se ne va via, qui difendiamo il nostro dall'attacco. Ecco, attenzione qui a questo fluido, questa colata lavica, in quanto il fluido è molto diverso dalle lingue di fuoco. Le lingue di fuoco non possono essere deviate, mentre quel fluido sì. Qui intanto abbiamo trovato la prima stanza segreta. Dovremo inclinare il gamepad in modo da alzare o abbassare questa trave e quindi permettere al nostro team di rimanere al sicuro e non essere colpito da queste palle di fuoco. E poi, arrivati a questo punto, basta raddrizzare e lui comincerà a correre recuperando questa moneta. Poi questi tre diavoletti in fila non sono certo un problema. Ed ecco che abbiamo liberato la regina dei teen di questo stage. Si riprende, ci becchiamo il nostro bacino, che questa volta ce lo teniamo stretto, visto che evita una dipartita veloce al nostro team. Qui lui comincerà a sparare pugni verso l'alto, quindi se potete cercate di metterlo sotto ai teschietti che cadono, ricordando comunque che il nostro team in questo caso è piuttosto reattivo. Lì durante la discesa avete visto che c'era un team da liberare. Qui lui si barcamena grazie a questi sbuffi d'aria e poi voi dovrete stare attenti a questi fluidi. Qua in cima salite tranquillamente per trovare la seconda porta segreta, quindi la seconda stanza bonus di questo livello. Una stanza secondo noi un pochino abbastanza semplice nel complesso, nonostante queste lingue di fuoco e questi nemici che sparano palle di fuoco. Basta avere un minimo di pazienza e non si dovrebbe avere grossi problemi nello sconfiggere, visto che anche che i pugni che voi lancerete sono tra l'altro utili per distruggere le palle di fuoco che vi lanceranno contro. Qui con un pugno volante volano via tutti i nemici e qua ricomincia il nostro slalom all'interno di questa caverna in cui le lingue di fuoco e sbuffi e nemici, questi diavoletti, insomma, sono abbastanza comuni. Occhio, perché lì un teen potreste anche perdervelo. E ora continuiamo. Si ripara nuovamente il nostro teen da queste palle di fuoco che cadono. Qui ritornano i fluidi. Attenzione, più prendete in alto il fluido meglio è, quindi cercate di prenderlo soprattutto con la parte prima, con l'inizio, e poi andando avanti di tappare il più possibile. Come in questo caso vedete, scendendo questo sbuffo, questo
questo oggetto viene deviato e ci torna utile anche proprio per prendere sia una moneta sia in quel caso uno dei tin. Qui andando bene bene in scia ci potete scendere e poi muovetevi rapidamente perché altrimenti il getto volerà verso l'alto e potrebbe colpirvi. Qui occhio perché abbiamo rischiato un po'. Qui attenzione, bisogna farlo in modo molto molto delicato, molto piano. Ora qui vediamo se il nostro tin scende. Se non scende facciamo, aspettate, no, lì non serve, non si muove più. Ok, prendetelo direttamente. Qui muovetevi a contatto con la roccia e poi scappate. E poi arrivate qui in fondo per liberare l'ultima tin. L'ultima tin si libera da sola, vi basterà raggiungerla come al solito per far sì che suoni il naso dello stregone, faccia, interrompa la sua magia. E poi vabbè, lui ci maledice come al solito, ma se ne va. Eccoci dunque al finale di questo livello 4. Tutti i tin sono stati catturati, sono stati liberati. E i loom ci sono tutti, ne abbiamo 610, ne bastavano i soliti 600. E quindi ci portiamo a casa sia un grattafortuna, sia la solita coppa d'oro. Altro livello terminato, ce ne torniamo al menu dei livelli e recuperiamo tutti i tin, tutti e 10 i tin che abbiamo liberato in questo stage. Tin liberati, coppa d'oro presa, non ci rimane altro che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!